Ciao a tutti amici di YouTube e benvenuti o bentornati sul mio canale. Allora, innanzitutto volevo parlare dell'inquadratura che è un po' diversa dal solito perché ho lavato la fodera del divano, adesso si sta asciugando, quindi ho girato l'inquadratura così non si vede il divano alle mie spalle. Vabbè, non credo che interesserà a nessuno questa premessa, era giusto per chiarire, però devo dire che non mi dispiace questa nuova inquadratura, è un po' più diversa dal solito, cioè più bianco e più minimal. Ma andiamo al dunque, il video di oggi è un What's in my bag, che è un video che se sei una YouTuber devi fare almeno una volta nella vita. Quindi volevo assolutamente farlo anche io, che non so che cosa vi può interessare, cosa c'è nella mia borsa, ma in realtà lo farò sempre con un mio twist, perché mi conoscete, devo sempre parlare dei miei argomenti, quindi anche oggi parleremo di zero waste, sostenibilità eccetera, perché vi farò vedere la mia borsa parlando di tutte quelle cose sostenibili, zero waste, che porto sempre con me. Quindi spero in realtà, nonostante sia un video molto frivolo, di darvi qualche consiglio, qualche idea su qualche zero waste essential da portare con voi sempre nella vostra borsa. Allora, parliamo della borsa nello specifico, che è questa, che è la borsa che uso sempre. Cioè, in realtà io ho tipo tre borse, non sono una grande appassionata di borse, quindi non ne compro. Quindi questa è la mia borsa grande invernale, che in estate sostituisco con uno zaino capiente. È una borsa semplicissima, nera, è di un brand fast fashion, quindi non è sostenibile né niente, però vabbè, non è pelle vera, quindi almeno quello. E soprattutto ce l'ho da un sacco di anni e assolutamente prevedo di utilizzarla per tantissimi anni ancora, finché non cade a pezzi, perché ovviamente vabbè, la qualità non è la migliore, l'ho pagata molto poco, quindi potete immaginare, è la qualità da fast fashion, quindi non so quanto mi durerà ancora, anche perché la uso veramente tutti i giorni e soprattutto qui si sta iniziando un po' a spellare. Finché non cade a pezzi io la userò, e ovviamente questo è il primo consiglio per essere più sostenibili, è questo, di utilizzare tutto quello che avete finché davvero non si rompe e non è proprio più riparabile. Quindi mi raccomando, sfruttate il più possibile non solo i vostri vestiti, i vostri accessori, ma ogni vostro oggetto che possedete, ecco. Allora, detto questa piccola premessa sulla borsa, direi di iniziare, di aprirla e di svelarvi il contenuto emozionantissimo. Inizio dalla prima cosa che mi capita sott'occhio, che è il mio bullet journal. Lo conoscete, ve l'ho già fatto vedere in molti video. In realtà non lo porto sempre con me, ma lo porto sporadicamente, se ad esempio devo avere sotto mano la mia agenda, però non è una cosa essenziale, non la porto sempre con me. Di solito tengo il mio bullet journal a casa e lo utilizzo a casa prevalentemente. Andiamo avanti con l'ombrello. Questo io non l'ho mai visto in altri video di What's in my bag. La gente non si porta dietro l'ombrello, beati loro, nel senso, non lo so dove vivono, in un luogo super soleggiato in cui non piove mai, ma qui a volte capita che piove in maniera improvvisa, quindi è importante avere sempre l'ombrello con sé. Andiamo avanti finalmente col primo oggetto zero waste di cui vado molto fiera, perché adoro questa bottiglia riutilizzabile, che è di Clean Canteen, che è il brand migliore secondo me per quanto riguarda bottiglie riutilizzabili. Se mi seguite da un po' vi ho citato altri brand di bottiglie, ma questa è in assoluto la migliore. Prima utilizzavo delle bottiglie in vetro, una di Myequa si è rotta, quindi purtroppo mi è caduta e si è rotta, e questo purtroppo è lo svantaggio di utilizzare bottiglie in vetro, perché si rompono, mentre una bottiglia come questa in acciaio non si non si rompe, cioè in realtà ha preso già una botta qui, non so se lo vedete, una piccola ammaccatura, purtroppo mi si è rovinata, però vabbè, ovviamente questa mi durerà per anni e anni, e soprattutto mi piace perché mantiene le bevande fresche, quindi se metto l'acqua fredda rimane abbastanza fresca nel corso della giornata, è perfetta soprattutto per l'estate. E questa qui è di Clean Canteen, ma l'ho comprata sul sito di Organic Basics, infatti è brandizzata Organic Basics, non so se ha messo fuoco. Vi lascio il link nell'info box per comprarla di Organic Basics, oppure potete cercarla sul sito di Clean Canteen, che costano un po' queste bottiglie, però sono di qualità, si vede, sono assolutamente plastic free, anche il coperchio è in legno, quindi è pazzesco, è un acquisto perfetto se volete iniziare a essere più zero waste. E andiamo avanti con due pochettine, spiego un po' il contenuto. Iniziamo da questa d'oro, che è una pochette che mi è stata regalata, che è di Pupa, però vabbè, non l'ho comprata, e comunque vengono sempre utili queste pochettine, e qui dentro metto un po' i miei essenziali per i capelli, perché avendo i capelli così lunghi, voluminosi, quando vado a mangiare fuori devo sempre legarli, quindi o li lego, e quindi ho qui i miei elastichini, ne ho tanti perché quando li uso poi magari li perdo in giro, quindi sempre meglio averne di più che di meno. E ho questi qui, questi elastichini a spirale che servono a non strappare i capelli, sono perfetti. E poi ho tre mollettine, se non mi va di farmi una coda semplicemente li raccolgo con questa mollettina, anche solo qui di lato, così,
faccio una sorta di acconciatura improvvisata, così non mi va questa parte, questo ciuffo davanti alla faccia o in bocca mentre mangio. E poi ho una salviettina per le mani che mi hanno dato in un ristorante in cui sono stata ad Amsterdam, e tra l'altro c'è un video in cui vi mostro quello che abbiamo mangiato in quel ristorante e quello che abbiamo mangiato in generale ad Amsterdam, quindi andate a vederlo. E questo è il ristorante Happy Happy Joy Joy, che adoro il nome e mi piace un sacco questa confezione, quindi non l'ho ancora mai usata, però è sempre utile. In quest'altra pochettina invece dell'Occitane, che mi hanno regalato per un acquisto che sotto Natale fanno sempre queste promozioni, questi regalini, dentro ho dei fazzoletti, perché io non uso i pacchetti di fazzoletti in plastica, utilizzo le scatole di cartone con dentro i fazzoletti, quelli da tirare fuori così. Ho solo quelli in casa e quindi non è che mi posso portare l'intera scatola dentro la borsa, e praticamente ne piego 3 o 4 e li tengo dentro questa pochettina per quando mi serve. Sì, se ve lo state chiedendo, non utilizzo i fazzoletti, quelli riutilizzabili in stoffa, perché non mi trovo bene. Fanno irritazione al naso, nel senso che se non sono di un cotone molto morbido mi danno fastidio, soprattutto quando ho il raffreddore preferisco utilizzare quelli usa e getta. Lo so, non è la scelta più sostenibile che esista, però almeno non utilizzo i pacchetti di fazzoletti avvolti in plastica. Poi passiamo al portafoglio. Questo è un portafoglio mezzo distrutto, lo vedrete qui, però mi piace un sacco, è durato tantissimo. A me piacciono i portafogli grandi, purtroppo, perché non mi piace quando le banconote vengono piegate. E a proposito, vi rimando al mio scorso video, quello sui cristalli e attirare ricchezza, in cui vi ho dato alcuni consigli su come utilizzare i cristalli per attirare ricchezza, e vi ho un po' accennato su questa questione del portafoglio. Infatti qui dentro, nella sezione delle monete, ho il mio esemplare di avventurina che porto sempre con me e che mi aiuta ad attirare abbondanza, insomma. Vabbè, poi qui c'ho un sacco di spazio per carte, robe varie. Qui c'è lo spazio per le banconote, che è vuoto. L'avventurina non sta funzionando. No, vabbè, a parte gli scherzi, devo prelevare. Non ho finito il contante. E vabbè, come vedete è distrutto e vorrei assolutamente comprarne uno nuovo, solo che purtroppo anche questo non è stato un acquisto sostenibile. È anche questo di un brand fast fashion, di accessori. È durato tantissimo, in realtà la qualità non è pessimissima, perché ce l'ho da anni e si sta rovinando solo ora. È durato bene fino a tipo un anno fa. Niente, lo tengo finché anche questo proprio è inutilizzabile, anche perché mi piace il colore, è un colore che va benissimo per i portafogli secondo il feng shui, attira soldi. Sto pensando se comprarlo ancora così grande o piccolo, anche se i soldi si piegano all'interno dei portafogli piccoli e non mi piace questa cosa, però non lo so. È che portando questo portafoglio in una borsa piccola, che è l'altra mia borsa che utilizzo di più, che se mi seguite su Instagram avrete già visto praticamente in tutti i miei look, e se non mi seguite mi raccomando seguitemi, il link diretto al mio Instagram è giù nell'info box. Questo portafoglio qui praticamente occupa tutta la borsa, e quindi sto pensando di prossimo che acquisterò di comprarlo più piccolo. Vabbè, ho parlato 2 ore solo del portafoglio, direi di andare avanti. Le altre 2 cose che volevo mostrarvi sono queste 2 borsine riutilizzabili, e mi piacciono tantissimo perché sono quelle portatili, comodissime, e queste le porto sempre con me. Ne ho 2 perché una volta avevo dimenticato questa, quindi ho comprato una nuova e adesso le uso entrambe. Ed entrambe le ho prese al supermercato, sempre vicino alle casse ci sono queste bustine, almeno qui in Germania, non so se in Italia si usa mettere queste borsine ripieghevoli vicino alle casse, così non si comprano quelle in plastica. Non porto con me quelle di cotone, che sono le tote bag di cotone, bellissime, io ne ho tante di Organic Basics che adoro, e quelle non le metto in borsa perché non sono così portatili, non sono ripieghevoli e quindi si aprono dentro la borsa, è un casino. Preferisco utilizzarle per uscire proprio come borsa, perché sono anche carine, esteticamente mi piacciono. E stiamo per finire, vabbè, qua ho il mio mazzo di chiavi, che purtroppo ha un portachiavi che mi piace moltissimo, ma è in pelle vera, non è il massimo, però è stato anche questo un regalo, è carino ma purtroppo è in pelle. Vabbè, queste erano le mie chiavi di casa, niente di emozionante. Poi il contenuto grande è finito, adesso passerei alle varie taschine. La prima cosa che metto nella taschina, separata dalle chiavi, devo cercare di ricordarmi perché a volte butto il cellulare dentro la borsa così con noncuranza e poi mi si graffia lo schermo e mi stupisco anche che succeda, ma vabbè. Ho il mio cellulare amatissimo, questo è un Samsung S10 Plus. Quello che volevo mostrarvi in realtà è questa meravigliosa cover in legno che ho comprato quest'estate appositamente per questo telefono, ed è bellissima, la adoro e non è per niente rovinata.
sta durando benissimo e protegge il telefono fantasticamente. L'adoro, mi piace anche il colore, è molto neutra, molto carina e adatta al mio stile. E ovviamente, essendo in legno, è molto più sostenibile rispetto alle cover in plastica, silicone, che poi vengono gettate via anche perché si rovinano subito, la plastica si ingiallisce. Poi andiamo avanti. Ho con me sempre una penna, questa è una classica penna sfera, ma volevo farvi vedere. Non metterà mai a fuoco, vediamo. Ok, adesso c'è il mio nome sulla penna, quindi l'adoro, e tra l'altro anche questa è in legno. La mina si può cambiare, quindi è una scelta abbastanza sostenibile per quanto riguarda una penna sfera. Non la butterò via una volta che finirà la mina, cambierò semplicemente la mina. Poi ho uno specchietto, anche questo ha il mio nome, non ve lo faccio vedere perché è specchiato e dà un po' fastidio con le luci. Vabbè, c'è il mio nome sopra, questo è stato un regalo, e niente, è un semplicissimo specchietto, niente di che. Poi, come ultima cosa, ho qui questi piccoli, faccio vedere cos'è, sono dei fogliettini bianchi con una matitina, e sono utili per quando ti vengono delle idee e non hai carta, penna su cui scriverle. E niente ragazzi, la borsa è vuota totalmente, abbiamo visto tutto il contenuto, spero che questo video sia stato interessante, è un classico video da youtuber che dovevo assolutamente fare, perché non posso definirmi una youtuber senza fare un what's in my bag. Fatemi sapere se avete altre idee per quanto riguarda video che volete vedere. Grazie mille per aver visto questo video e noi ci vediamo al prossimo, ciao!